Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi Minecraft. Eh sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a scavare, chiamiamolo così, laboratorio segreto. Eccolo qui. Abbiamo fatto anche una pavimentazione. Eccola qua, con qualche dettaglio. E naturalmente ancora da completare, rifinire. Tipo mettere parti del genere sotto le colonne, per esempio, cose del genere, o magari, che ne so, farla così, o più sporgente, o cose del genere. Pian pianino la completeremo e la rifiniamo in maniera perfetta. Spero che vi piaccia e da qui si sale e si va. Nella nostra casetta. Questo è l'ingresso, qui ho aggiunto una porta di servizio per uscire, perché così non faccio sempre il giro da qua. E qua, come sempre, c'è la solita scala che va sopra e qui, la finestra per uscire dalla nostra stanza da letto, dove qui teniamo le nostre scorte segrete. Ok, questo è quanto. Adesso dobbiamo iniziare a mettere qui tutti gli strumenti necessari per, udite udite, costruire. Ah, sorry, l'ho scritto in italiano. Per costruire il nostro razzo. Però dovremmo costruire quello di livello 1. Eccolo qua. Questo ce lo salviamo. Ok, e dobbiamo costruire l'ogiva, le alette, il nostro engine, le piastre pesanti. Queste piastre pesanti si fanno col compressor. L'altra volta, se non sbaglio, avevamo già fatto il compressor. Coal generator? No, dobbiamo fare il compressor. Bene, inizieremo a posizionare questo coal generator e questo giù nel nostro laboratorio e incominciare a capire come metterli, perché questo c'ha l'uscita a sinistra e anche questo, quindi avremo sicuramente bisogno di tanto a cavo di alluminio, ma soprattutto di posizionarli in maniera consona, che bella parola, consona qui dentro. Possiamo sempre naturalmente allargarci a dismisura. Dobbiamo cercare di trovare una posizione migliore per costruire un laboratorio. Questo sarà il nostro laboratorio e ho voglia di farlo in maniera carina. Vorrei in modo ordinato e magari i cavi o farli passare sopra, fare tutto un circuito, una rete sopra di cavi, oppure magari farli passare sotto. Allora, diciamo che se li facciamo da passare da sopra ha più senso da laboratorio, vedere tutti i tubi sopra, le varie cose. Da sotto è un pochettino più ordinato.
ma magari ci serviranno degli hopper da mettere sopra gli strumenti, non lo so, quindi magari far passare sopra i cavi non è una bella idea. Bene, cerchiamo di posizionarli in maniera corretta e vediamo un attimo. Datemi qualche consiglio perché è la prima volta che gioco a questa mod, alla Galacticraft. Se avete qualche consiglio, sarebbe accetto. Per prima cosa direi di posizionarci una cesta qui e una crafting table, che male non fa, in modo tale che così possiamo lavorare direttamente qua sotto, senza ogni volta salire su. Ok, vediamo un attimo, stavo pensando o di metterli così e poi con i nostri bellissimi cavi fare una cosa del genere. Così, così, in modo tale che da qui possiamo continuare. Oppure farli passare sotto. Però onestamente così mi piace di più perché sembra molto banco da lavoro. Però ho sbagliato, perché il generatore andava dall'altra parte. Ok, adesso nel fabbricatore o fabricator, per riuscire a fabbricare il compressor, e quindi ci serve un buffer, uno. Anche per fare questa ci servono questi, e che questi si fanno sempre col compressor. Il compressor è importantissimo, quindi dobbiamo riuscire a farlo. Il problema è che questo ce l'ho, questo l'abbiamo, manca uno di questi. Ne abbiamo solamente uno e sono difficilissimi da trovare. Ne ho trovato solamente uno e ho scavato tutto questo. Ma non ne ho trovato nessun altro, solamente quel pezzettino lì dall'altra parte, quando siamo scesi qua sotto e basta. Nonostante io abbia scavato qua, questa parte qui, sia salito di qua e poi sia spuntato, abbia scavato tutto qui, qui dove l'abbiamo trovato. Non sono riuscito a trovarne un altro, quindi adesso avevo in mente di continuare a scavare da questa parte, in modo tale di vedere se riusciamo a trovarne un altro, però continuare qua. Trovo di tutto e di più, ma non trovo quello lì. Quel rossilicon. Sembrerebbe veramente difficile da trovare. Non ne ho la più pallida idea di dove sia, quali siano le coordinate, penso siano giuste. Abbiamo trovato dell'oro. Troviamo di tutto, ma non quello lì. Sembra una cosa rarissima. Ogni volta che faccio un buco trovo qualcosa, ma non il raw silicone. Quindi silicio grezzo. Non riesco a trovarlo. Che paura. Ah, non riesco a trovarlo. Che la fortuna ci assista. Ce ne serve soltanto un pezzettino. Uno solo. Oh, guarda, altra redstone. Solo un pezzettino. Altra redstone del silicio grezzo. Neanche l'ombra. Sta diventando veramente difficile trovarlo. E ci serve. Forse più importante del diamante. Credo che dovremmo farci una crafting table qui in questa zona. E ci facciamo due pale che sono sempre ben accette. Vabbè, continuiamo a scavare nell'impresa e cercare di trovare qualcosa che ci possa servire, ovvero il silicio grezzo. Ok, signori, ho trovato diamanti, ho trovato di tutto. Ma ancora non ho trovato il silicio. Sarà dura, ma ce la facciamo. Magari lo troviamo qui. Vediamo. Vediamo, vediamo se siamo fortunati. Magari lo troviamo. Cos'è? Lui? No, Sellitor. Non ci crederete mai. Ma ho trovato altri diamanti. Questi sono quelli di prima e questi sono quelli di adesso.
tanti diamanti che mi rendono molto felice. Infatti adesso penso che molto probabilmente andrò a fare il piccone di diamanti. Ok signori, ce l'ho fatta, l'ho trovato, eccolo qua. Ne ho trovati 4 addirittura. Questi ci serviranno per costruire il compressor. Allarghiamo un attimo. Eccoli qua, sono stranissimi, perché sono molto strani, grigio. Allarghiamo, facciamo un po' di luce e li raccogliamo. Oh, oh, ma qua c'è un altro. Attenzione, la svolta. Quando non ce n'erano niente, non riuscivamo a trovarne neanche uno. Adesso ne troviamo un bel po'. Che la cosa non mi dispiace. Non mi dispiace affatto. Anzi, mi rende proprio felice perché oltre che i diamanti, e ne abbiamo trovati veramente tanti, eccoli là che sono belli, adesso li tiriamo giù, abbiamo trovato anche tanto silicon rock. Ok, ci siamo, questo lo mettiamo qua, questo qua, e andiamo a raccogliere con questo, perché ci vuole questo, track, preso, ci dà questo pezzettino qua piccolissimo, molto piccolo, e ci dà anche tanti punti. Questo, grazie. Ce n'è una. Oh, sì. Dammi un altro anche sotto, per favore. Ce ne sono ancora? Sì! Come il pane, questo ci serve. Magari c'è anche lì. Vediamo un attimo, perché può essere che forse sia un po' diviso. No. Chiudiamo. Ok, così ci ricordiamo che abbiamo scavato. Questo ce lo prendiamo. Così chiudiamo anche questa parte qua. Grazie. E adesso andiamo a raccogliere. Dove erano? I diamanti. Eccoli qua. Dobbiamo stare attenti alla lava. Perché? Peccato, erano solo 2. Avrei preferito qualcosina in più. Non credo ce ne sia. Guardalo, era nascosto. Guarda un po'. Oh là là, meno male che sono andata a guardare più in profondità. Ok, credo che adesso non ce ne siano proprio più. Sai che adesso è proprio la fine, eh? Ok, qua manca una luce. Qua manca una luce. Sono diventato un mob spawner. 1, 2. Addirittura, quanti! Attenzione, sono diventato ricco! Cioè, mi ha dato la nuova recipe di fare un blocco. Ma c'era qui l'inferno, cioè. Ma c'è un sacco di roba. Allora, abbiamo raccolto tutto quello che ci serviva. Ma proprio tutto. Scusate il balla balla. Vediamo un po', e ci serve anche il carbone che andrei a raccogliere perché ci serve per alimentare i nostri macchinari, perché per adesso abbiamo solamente il carbone. Dopo avremo anche l'energia solare. Ed eccoci di ritorno a casa e c'è una pioggia battente. Vediamoci subito in casa perché credo che arriveranno dei mostri. Allora, diamanti, redstone, ma soprattutto ci serve questo. Il coal ce l'abbiamo, l'iron ore lo mettiamo qua, così fa il suo lavoro. Questi li portiamo qua, questi ce li portiamo qua, ma mettiamo anche a smeltare questo. E adesso per fare il compressor, per fare il buffer, ci serve 2 silicon, un diamante, redstone e una torcia. Ok, questa, ci facciamo la torcia. Eccola qua, copper. L'ho sentito forte e chiaro. Ed era un enderman. Spero che non sia sotto. Credo c'è abbastanza. No, ok, vediamo dov'è. Si sono un attimo impaurito da Enderman. No, dov'è? Non si vede.
Ah, ma aspetta. Qui c'è un problema, però. Caro Yota. Qui è tutto al buio. Non c'è nessun pavimento, però non è bene che sia al buio. Questo lo prendiamo. L'iron dovremmo avercelo. Uno e due. Esatto. Altro blocco e facciamo così. E abbiamo l'embi. Quindi ci manca il buffer. Lo andiamo a fare. Proviamo subito a fare il buffer. Sono veramente curioso. Questo. Una redstone e la torcia. Lui ha bisogno di potenza, che a questo punto io direi di dargliela con questo. Vediamo un po' cosa succede. Attenzione, attenzione, running. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Questi zetti li consuma tutti? Sì, li consuma tutti. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, signori. Abbiamo il wafer. Abemus wafer. Ok, quindi andiamo a fare il compressor. Ci servono questi. Li prendiamo. Prendiamo il compressor. Ah, l'alluminio ci manca. Eccolo qui, signori. Eccolo qui. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Abbiamo il compressor. Anche questo ha bisogno di... No, questo sembrerebbe più... Ha bisogno di fuel e basta. Quindi questo possiamo metterlo ovunque. Tipo possiamo metterlo anche qua. Se noi facciamo adesso così... E penso di fuel voglia una roba del genere... Funziona, signori. Diciamo che va più che bene. Signori, abbiamo un qualcosa di innovativo, finalmente. Quindi, adesso possiamo fare la Magneticraft. Magnetic Crafting. Facciamola, che abbiamo bisogno di una crafting table e la compressed che ci abbiamo. Quindi, in teoria, possiamo utilizzare questa. Grazie. No, credo che questa ci serve per craftare quella. Giusto? No, basta fare così. Sì. Avemus, la magnetic crafting, bla bla bla. Perché è messa al contrario? No, veramente. Ah, ok, adesso è giusta. Perfetto. Lo steel, dobbiamo andare a vedere come si fa lo steel. Sicuramente si farà... con una fornace di livello avanzato, elettrifornace, nether fornace, electric fornace, alluminio e steel. Però lo steel no, lo steel si fa così. Come faccio a creare lo steel? Rame e qualcos'altro, credo, no? O a meno che... Ah, eccolo qua. Compressed steel si fa con la compressed iron e due coal. Quindi se io vado qui e faccio compressed iron. Uno, due. E tre. Dovrebbe darci... Eccolo qua, compressed steel. Esatto, era quello che ci serviva. E questo facciamo così. Togliamone 5 e fabbrichiamo quello che ci serve. Signori, progrediamo verso il futuro. Siamo nell'era dell'acciaio. Ci raccogliamo anche questi. Allora...
Il Metallurgic Infusion, questo qua, ci permette di fare il Dust Steel. Ok, e dal Dust Steel possiamo fare lo Steel. Sì, esatto. Diciamo sciogliendolo e raffreddandolo con lo smelting possiamo fare dal steel questo. Quindi molto probabilmente è molto meglio fare questo così, quindi con un blocco di coal, orcar coal. Facciamo. Ah, ci serve l'enrich iron, che non so assolutamente come si faccia, ma però riusciamo a fare anche questo. Quindi io direi di farci anche uno smelting, vediamo se lo troviamo. Esatto. Elite Advanced Factory, tipo questo? No. Questo assolutamente per adesso no. Quindi questo. Quindi ci serve copper e tin, giusto? Quindi in teoria 1 e 2. No. Così? Sì. Figo. Bene. Signori, incominciamo a lavorare i materiali avanzati. Sì, magari sono ancora questi quelli base, però con questi riusciamo a fare tutta una serie di cose che prima non riuscivamo a fare. Signori, siamo passati alla fase, all'era della metallurgia. E con questo suono di sottofondo, che non è gradevole, ci allontaniamo un attimo. Chiudo il gameplay qui e spero che vi sia piaciuto, spero che di avervi fatto passare quei pochi minuti di istante in serenità e in tranquillità. E ricordate, come sempre, siete mitici e alla prossima. Bye bye!